Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre anche nel luogo di lavoro. Chi non ha il Green Pass, la doppia vaccinazione, non potrà lavorare. Io personalmente sono d'accordo, io sono vaccinato, ho il Green Pass, l'ho fatto ad aprile quando ancora non c'era tutta questa obbligatorietà, perché quasi diventa obbligatorio. Proporrei i tamponi per chi non si vuole vaccinare anche a costo zero, però bisogna vaccinarsi. È un po' azzardata come decisione, però io l'ho fatto, no problema, vado in un supermercato, ho fatto tutto il vaccino e il Green Pass. Perché azzardata? È perché non è legge, dunque non puoi obbligare, anche se è giusto fare il vaccino, avere il Green Pass. Se il vaccino non è obbligatorio non puoi obbligare a farlo per andare a lavorare, questo è il discorso. Sì, il discorso è quello, sì. Green Pass obbligatorio anche nei posti di lavoro dal 15 ottobre, che ne pensa? Il Green Pass dovrebbe essere proprio abolito, è una cosa proprio che non esiste, è semplicemente un'estorsione del governo verso chi non vuole fare il vaccino e come tale dovrebbe essere denunciato il governo per questa forma di estorsione, altro che mettere il Green Pass nei posti di lavoro. Una persona, ad esempio, se tu vai a lavorare d'estate in un ristorante come tanti ragazzi, dovresti essere obbligato ad avere il Green Pass. Tu sei vaccinato? No, io ho lavorato, però ho fatto il tampone. E ti vaccineresti per avere il Green Pass per lavorare? Sì, sinceramente sì, però io lo renderei non proprio obbligatorio perché la gente ha il diritto di scegliere. Lo devono comprare. Sì, la sua opinione sul Green Pass, soprattutto sul Super Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre. Sono concorde per il Green Pass obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, perché io mi sono vaccinata, ci ho messo la faccia a vaccinarmi e il coraggio, e quelli che sono contro è perché hanno la paura di fare il vaccino, capito? Ma sono persone ignoranti.